Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Qualche tempo fa ho realizzato un video particolare per i 20.000 iscritti. Sono andato con una cargo bike fino in cima allo Stelvio partendo da Bormio. Un dislivello abbastanza interessante, stiamo parlando di 1600 metri di dislivello in circa 21 km. Ma non ci sono andato da solo e soprattutto sono andato con una cargo bike con determinate caratteristiche, non questa in particolare. Io ho guidato una Bergamot Cargoville da 50, c'era anche una Bullitt, c'era anche una Reisemüller, ma insomma avete visto, dai, sono in un negozio e sono qua da Biga Bike con Alessandro. Ciao Alessandro. Siamo a Pogliano Milanese e insomma presentiamo un po' queste cargo bike, perché nel video insomma non le abbiamo fatte vedere troppo. In particolare partiamo da questa Bullitt Pepper. Su questa ho già realizzato un video dove sono andato all'IKEA. Forse questa è quella che ha il fattore di forma un po' più conosciuto. Più conosciuto, la più bella, diciamo, nel mondo cargo, perché è stata molto utilizzata dai messenger, che è molto apprezzata dai messenger, perché ha questo stile molto molto longilineo, molto robusto, e nello stesso tempo è molto utilizzata come bici muscolare. Costa molto meno rispetto all'elettrico. Intanto qua abbiamo uno Shimano Steps che io ho già testato, ma al di là del fatto che si è fatto lo Stelvio senza troppi problemi, Shimano, insomma, conosciamo bene, i motori sono ottimi e tra l'altro da qua abbiamo la gestione un po' di tutte quelle che sono le sue le sue modalità di utilizzo, quindi da off, eco, normale, high, quindi insomma abbiamo livelli di assistenza personalizzabili ovviamente, ma abbiamo anche il cambio automatico. Abbiamo il cambio automatico, abbiamo la possibilità di settare il rapporto di partenza. In questo caso io l'ho settato a 5 perché mi trovo molto bene con la partenza 5. Chiaro che se vivessi in montagna magari mi farebbe comodo partire dal rapporto 2. Esatto, una marcia più bassa. 3, certo. Con Shimano abbiamo anche la possibilità di gestire il manuale o l'automatico. Io ad esempio io trovo molto comodo l'automatico alle partenze dei semafori, degli stop, insomma quando sei fermo parti tranquillamente in quinta marcia e poi settima, ottava in automatico. Questo qui è un Alfine 8, appunto è un Alfine con cambio al mozzo, 8 rapporti, in automatico li gestisce il motore stesso. Insomma una bicicletta performante se vogliamo, anche una buona capacità di carico. Diciamo che tutte quelle che ti faccio vedere oggi sono alluminio. Alluminio perché comunque dà una certa sicurezza, una certa rigidità e una certa leggerezza. Se fosse in acciaio tutta questa struttura ci sarebbero forse 3-4 kg in più. Questa qui è 85 Nm massimo. Ho messo le ruote alo, ho messo i freni a disco Magura. E quindi top di gamma del top, top di gamma. Sì, molto leva due dita, manubrio Cinelli piccolino, il Pepper, tra l'altro coincidenza si chiama Pepper anche questo. Copertone stretto da 1,25 sia davanti che dietro. E diciamo che top che non ha la distribuzione a cinghia, che anche quella è una cosa che io prediligo. Questa qui è una bici fatta a mia immagine e somiglianza. Sicuramente per un determinato utilizzo, ok? Quindi tutte le cargo bike, non sono tutte uguali, ogni cargo bike ha sicuramente, è pensata per un utilizzo diverso, quindi questa è chiaramente più improntata verso il trasporto di oggetti, quindi è più pensata per un bike messenger. Sì, è più pensata per un bike messenger, poi tolto che ci si può mettere dentro i bambini, le ragazze o il cane, insomma, mille usi, io li faccio più o meno tutti, ed è molto prestante, rigida, molto rigida, perché appunto non ha nessun tipo di ammortizzazione. Per farla andare più veloce a bomba anche il pneumatico ben gonfiato a 4 o 6 atmosfere, e noi io lo porto sempre a 6 atmosfere, per cui è super rigida. Va bene per l'utilizzo che faccio io, quello quotidiano, cioè casa ufficio, il viaggetto a Milano, per cui anche se la motoristica ti porta a un limite dettato dalla legge dei 25 km orari, questa qui si può spingere tranquillamente fino a 30, basta avere un po' di gamba e si va via bene. Di che prezzo parliamo? Sempre di listino? Di listino questa qui è una bici da 5.100 euro. Queste sono le versioni sempre elettriche, però comunque tu vendi anche la versione muscolare, giusto? Assolutamente, infatti li vediamo i frame kit muscolari, che gli appassionati del settore
prendono il frame kit e lo personalizzano come ho fatto io con questa, per cui mettono il cerchione che loro piace, mettono il cambio Deore XT piuttosto che altre cose, insomma si può molto personalizzare. E passiamo adesso alla Bergamont eCargoville LJ. Stiamo parlando di una cargo bike diversa, giusto, rispetto alla Bullet? Sì, questa qui è diversa dalla Bullet, è diversa, come vedi è molto fascinosa, a me piace molto anche questa. Non vediamo la batteria, è interna. Ah, eccola qua. Sì, sì, questa qui è una batteria, guarda, stiamo parlando di Bosch in questo caso, prima eravamo su Shimano, qua stiamo parlando di Bosch. Ha dentro all'interno una batteria tipo questa, non è esattamente questa perché questa qui è una 750, mentre quella che monta questa Cargoville è una 625. Tieni conto che prima eravamo su una batteria da 410 kW, questa qui è 625, ha più autonomia, però è anche più pesante perché mentre quella di prima pesava 28 kg come bici completa, questa qua pesa 43. La restrizione delle ruote è sempre da 26, è un'illusione ottica, credo si possa dire così, è sempre una 26 per 25 di larghezza, di conseguenza questa qui ha un copertone più abbondante e questo dà anche una certa prestazione migliore, diciamo, sui binari, sul pavé e sul lastricato di Milano. Più comoda risulta essere, più comoda. Risulta essere più comoda, più sicura. Come l'altra, questa ha la distribuzione a catena, ma di diverso c'ha il cambio nel mozzo in violo. Qui c'è una bella sostanziale differenza importante da conoscere. L'inviolo funziona con questo meccanismo che vedi qua. Allora ti permette di girare e metterti su una pianura piuttosto che su una partenza in salita. Allora, con la partenza in salita, che è necessaria sulle cargo bike, specialmente se c'è un peso eccessivo, allora tu per partire hai bisogno di partire agile, per cui cambi e qua non hai bisogno del motore, non è un automatismo, cambi manualmente e vai, e poi quando hai raggiunto una certa velocità, una certa agilità, inizi a metterti in pianura, per cui il passo diventa un po' più lento e tranquillo e ti permette di viaggiare comodo. Qual è la caratteristica da notare? Che mentre in quel motore Shimano, se noi rimaniamo senza batteria col rapporto basso, avremo un problema perché dovremo fare tutto il tragitto col rapporto basso, agile. Questa qua invece, anche se tu sei senza batteria, puoi fare un dislivello anche di montagna, cosa che io anche ho fatto in un test, dove praticamente ho fatto un dislivello di 500 metri senza utilizzare la batteria. Mi è stato possibile grazie al cambio nel mozzo in violo e grazie a questo sistema qua. Se fosse stato l'automatico senza batteria non potevo andare. Poi per il resto è comodo in tutti e due i casi, perché comunque hai sempre la possibilità di partire in automatico e in manuale con un rapporto agile e mettertelo più comodo quando c'hai la datura dei 25 kg. È una cosa abbastanza comune in tutte le cargo bike. In città, per partire con un mezzo così pesante, insomma, è necessario avere un cambio di un certo tipo che vi accompagni vi agevoli sicuramente nella partenza. Sì, però non è una cosa assoluta, perché molti preferiscono, perché sono ciclisti, perché hanno una cadenza, hanno un passo, conoscono bene come funziona un cambio tradizionale tipo un XT Deore 11 rapporti, e allora posizionano questo tipo di prodotto anche su una cargo bike, che non è un errore, anzi potrebbe essere anche un vantaggio se uno conosce effettivamente la bici, la sa usare bene e fa salite, perché questo qua ti permette di fare anche salite molto ripide, però deve essere anche uno che conosce bene il mezzo e come usare un cambio di questo tipo. Questa qui è una HS, è una bici che va a 45 all'ora e il cliente vuole che voleva un cambio di questo tipo, che ha un XT, un Deore 11 rapporti. Allora, qual è il problema? Che se sei su questo rapporto qua e ti fermi per ripartire, e quando sei carico magari devi ripartire in modo veloce, beh, con questa insomma faresti un po' fatica. Dovresti metterti su questo rapporto qua un po' più agile, e come fai? Come fai? Da fermo, esatto, non puoi. Sì. Abbiamo detto che è una cargo bike che pesa di più, quindi abbiamo bisogno anche di una capacità frenante maggiore. Esatto, l'impianto frenante sulla cargo bike è fondamentale, specialmente se si percorrono discese. Come abbiamo fatto noi sullo stelvio? Noi sullo stelvio abbiamo avuto
il vantaggio di avere degli impianti frenanti di qualità che ci hanno permesso di fermarci anche quando andavamo a 70 all'ora, che li abbiamo fatti 70 all'ora, no? E per cui, allora, in tutti e due i casi, sia su quella di prima, cioè sia sul Bullet Pepper, che su questa, cosa abbiamo? Abbiamo un impianto frenante Magura, doppio pistone, con un disco da 180, e per cui idraulico, e hai visto, no? Schiacci un attimino la leva con due dita e ti fermi. Sì, io l'ho utilizzato in discesa e personalmente a me spaventa molto la velocità, quindi ho bisogno di una bicicletta che mi aiuti a gestirla al meglio, e con questa non ho avuto problemi, nonostante appunto fossi sia carico sia stanco e la discesa fosse molto ripida, perché 38 tornanti è stato veramente tosto, però comunque lei si è comportata benissimo. Che potenza abbiamo con questo motore Bosch invece? Che Bosch, insomma, la Cargoline è conosciuta per essere una dei top di gamma. Sì, beh, qua abbiamo sempre un motore Bosch, sempre da 85 Nm, ed è un Cargoline, cioè praticamente Cargoline è il Performance Line CX settato per il carico, insomma, i piccoli accorgimenti dettati proprio dalla casa produttrice. Insomma, abbiamo visto che non abbiamo avuto problemi, noi siamo saliti allo Stelvio utilizzando tutta la batteria e un pezzettino, proprio qualcosina in più, ma proprio perché abbiamo fatto tantissimi start and stop. Sì, perché dovevamo firmare, io dovevo girare video e quindi avevamo delle esigenze particolari. Non è appunto stato un test veritiero perché, come avete visto dal video, ci siamo fermati e siamo ripartiti tante volte. Io posso dirvi dal mio utilizzo personale che mi ha soddisfatto, mi è piaciuta veramente tanto. Tra l'altro lei non è esattamente la stessa versione, perché è la versione più lunga, 70 cm di pianale anziché 50. Io ho usato la versione da 50 che è leggermente più leggera, appunto abbiamo diversi pesi, però per il resto le caratteristiche tecniche sono uguali. Che cos'ha in mano? No, in mano praticamente il Kiox, per cui un ciclo computer molto piccolo che puoi esportare e mettere in tasca, che ti dà anche una certa sicurezza, perché il Kiox è uno di quei ciclo computer che ti permette anche di garantire la sicurezza della bici, per cui attraverso l'app e tutti i sistemi dedicati di Bosch, questo qui potrebbe essere poi rivelato come... Anche perché uno si ferma, lo toglie e la bici non parte, perché non c'è il ciclo computer. Esatto, perché il ciclo computer viene personalizzato sulla persona, cioè per cui username e password, il ciclo computer ti dà la garanzia del fatto che se uno porta via questa bicicletta qua, c'ha il motore bloccato, non lo può più utilizzare. Ed è una garanzia, insomma, su un mezzo del genere, diciamo che è una buona garanzia. È una garanzia anche perché... Diciamo quanto costa questo modello? Costa 5.600 euro, 5.350, insomma, più o meno. Sono tutti gli accessori. Esatto, volevo dire anche questa cosa. La cosa bella di questa bicicletta, secondo me, è che potete metterci una quantità infinita di accessori per trasportare anche qua bambini. Magari rispetto alla Bullet ci sono più accessori per mettere le cinture, per mettere i seggiolini, per mettere la cover antipioggia, insomma... C'è una personalizzazione molto interessante da questo punto di vista. Beh, allora, gli accessori della Cargoline, della Bergamot, sono tra l'altro di stile, un po' come lo è la bici, no? Magari può non essere meno veloce o meno leggera di un Bullet, pesa un po' di più, certo, però ha un suo stile, un suo fascino, la batteria interna da 625, insomma. E gli accessori sono in questo stile qua, molto belli, molto gradevoli, performanti. Anche la cura dei particolari nel tessuto, dei seggiolini, l'impermeabilità dei pezzi che vengono montati, cioè è veramente superlativa. Tra l'altro loro hanno i cassoni per i bambini e anche il cassone per le cose, oppure dei teli che possono coprire, le cappottine finestrate, cioè veramente è spettacolare. Esatto. E anche il portapacchi, è tutta bella da vedere quegli accessori. Come vi dicevamo, ancora una volta, le cargo bike non sono tutte uguali. Tra l'altro sono poche le aziende che costruiscono cargo bike, e quelle poche che abbiamo selezionato noi effettivamente si distinguono molto nei particolari l'una dall'altra. Ma non abbiamo finito, perché abbiamo il terzo modello, che è, eccola qua, la Rise Müller. L'altro, vedete quanto è maneggevole. Sembra quella più grossa, se vogliamo, perché ha un cassone qua, insomma, dimensioni più che generose. Si può chiudere qua con il lucchetto per le soste brevi, è sicuramente sicuro. Poi si può aprire e lo stoppiamo qua con un cavetto elastico, quindi molto interessante e molto capiente. Qua su che peso siamo della bicicletta? 35 kg, poi dipende sempre da quanti accessori ci si mette sopra. Questo box qui non è contemplato nei 35 kg, porterà via altri 2-3 kg di peso, no? Cioè porterà via, aggiungerà altri 2-3 kg di peso, però insomma
su una cargo bike motorizzata in questo modo veramente il peso è ininfluente. Io, avendo la fortuna di avere questo tipo di attività, ho anche la fortuna di poter gestire le bici a seconda del posto dove sono, per cui è ovvio che se vado in montagna vado con una Riese Muller Lord 60 o 75 di ammortizzata, che mi permette di affrontare sterrati, salite dure e anche portare dentro persone. Io l'ho utilizzata prima per metterci dentro una mia amica, che è vero che è compatta di dimensioni, allego video, però insomma è divertente da utilizzare, sì. Super divertente. E rispetto alle altre questa dona un comfort ineguagliabile. Stiamo parlando però di un prodotto premium, perché qua siamo su un prezzo altino. 6.700-6.500, dipende un po' da come. Però comunque se hai la partita IVA è vero che si può scaricare in qualche modo. Come dicevo prima, a un cliente che è entrato dentro che voleva una bici da carico per portare in giro i bambini, gli ho fatto ben capire che se l'uso è promiscuo, insomma, che la usa un po' per portare in giro i bambini, ma soprattutto la usa magari nell'azienda per portare in giro le cose, per fare le consegne, per dare quella connotazione nuova, etica, che tanto piace, no? Un po' green. Questo qui è un mezzo di trasporto detraibile al 100%, cioè perché scarichi l'IVA come IVA e poi detrai il prezzo dalle tasse, perché questo è un vero e proprio furgone 2.0, cioè esatto. Per chi comunque non vuole inquinare o vuole dare l'immagine nuova di se stesso, della propria azienda, questo è un mezzo che glielo permette. Però le tasse non sono tutto, dai, cioè no. È anche divertente qua, abbiamo un motore Bosch, abbiamo la trasmissione a cinghia. Qui abbiamo una distribuzione a cinghia, abbiamo un Enviolo 380 come l'altro, tieni conto che l'Enviolo 380, che è lo stesso che montava la Cargoville, ha 35 passaggi, cioè è come se avessi un pignone a 35 rapporti differenti, che gestisci sempre con questa manopolina qua, no? È discesa. È discesa. E dentro questo sviluppo ci sono 35 diversi rapporti. Quindi è molto fluido nella camminata, potete gestire facilmente, insomma, scegliere il rapporto che fa per voi. Te lo gestisci facilmente, poi è particolarmente silenzioso, sia il motore che la distribuzione a cinghia dà questa silenziosità che è molto gradevole quando si va per bici in montagna, nei sentieri, eccetera. Per cui silenziosa. La distribuzione a cinghia, che non abbiamo visto sulle altre, ma è possibile anche sulle altre, se non è possibile attraverso l'azienda, sarà possibile attraverso la nostra officina specializzata, dove effettivamente adottiamo questo change, no? Cambiamo la corona tradizionale, i pignoni tradizionali con i carbon drive e mettendo la cinghia carbon drive. Questa qui è una cinghia, ad esempio, a 30T, che vuol dire che c'ha il 130T, che c'ha i 130 denti, e questa qui è una corona da 50, volendolo si può mettere anche più grande o più piccola, ma questi sono tutti dei parametri che vengono un po' dettati anche dal motore. C'è la personalizzazione, è possibile quindi personalizzarla, però perché la cinghia, Alessandro? Cioè, perché io dovrei mettere la cinghia e non la catena tradizionale? Ma la cinghia, statisticamente si dice, almeno dicono chi ne sa, che è 6 volte più resistente di una catena. Ma che cosa ci permette anche la cinghia? Di avere la possibilità di non dover registrare continuamente ogni 1000, ogni 500 km la ruota, perché la catena si è dilatata, si è allungata e cose di questo tipo. 6 volte più resistente, ma anche non necessariamente soggetta allo sporco, a rovinarsi, e poi non ha bisogno di manutenzione, perché comunque non si deve oliare, non si deve ingrassare e tiene sempre bene il suo uso. La ammortizzazione doppia è biammortizzata, ragazzi, cioè una cargo bike biammortizzata, insomma, non è facile da vedere, non ce ne sono tante in commercio. Ma no, biammortizzate io non ne conosco altre biammortizzate, magari ci sono, per l'amor del cielo. Questa è un po' la Porsche, no, delle cargo bike. Sì, è una bici che è una Porsche delle cargo bike, molto apprezzata da un certo tipo di clientela, probabilmente più family che non operativa nel trasporto. Diciamo che vince a mani basse Bullitt su questo discorso, se basta guardarsi un po' in giro. Però questa qui è una bici invece che ha delle caratteristiche notevoli. Chiaramente forse in altri circuiti non è molto gradita per il costo, no? Un po' più elevato rispetto al Bullitt di Larry versus Harry. Però questa qui, essendo biammortizzata e tra l'altro regolabile, insomma, di qualità anche l'ammortizzazione, sia davanti che dietro è regolabile, come hai visto è confortevole, non è che è ammortizzata, ti va in giro la ruota, ti vibra, ti sbacchetta, no, proprio super prestante e su tutti i sentieri. Ecco, sì, l'ammortizzazione. Con questo lavoro di ingegneria direi superlativo. Qua abbiamo un freno da 200, questo mi sembra pure da 180. Sì, anche lui da 180,
e monta i freni, l'impianto frenante in questo caso è sempre Tektro, è quello un po' precedente, adesso Lise Muller sta montando i TRP, che sono sempre dei, anche questo è un impianto frenante comodo e sicuro come tutti gli altri. E poi c'è da menzionare anche comfort di guida, scelta delle manopole ergonomiche, anche questo si può smontare, giusto? Quindi sì. Bosch dà la possibilità con questa versione di smontarlo, e la cargo bike, insomma, anche se rubata, è inutile perché tanto il motore non parte e non partirà mai più. Bosch insieme ai suoi motori dà in dotazione il ciclo computer. In questo caso ci abbiamo un ciclo computer in tubia. Pressione qua dal tastierino, quindi potete cambiare qua semplicemente la pressione del pulsante, avete tantissime informazioni. Qua c'è la possibilità di mettere, guardate che potete, scusate, si è a luce del giorno, sono le 5 di pomeriggio d'estate. Gli abbaglianti super potenti. Sì, un'altra cosa che non hanno le altre bici, abbaglianti agli abbaglianti. Schiacci i freni avanti, cioè posteriore o anteriore, c'è gli stop. Ah, ok, eccolo qua. Luce supernova. L'illuminazione serale diciamo che è più che efficiente. Vi stavo dicendo del ciclo computer, c'è il Purion che è quello piccolino minimale, poi c'è quello dopo che è questo qua, l'Intuvia. E poi per andare su quelle caratteristiche che ti ho dato prima bisogna andare appunto sul Kiox, il Neon, il Kobi, e quelli lì sono invece ciclo computer un po' più dotati che ti permettono di avere anche la bicicletta assicurata col sistema appunto Bosch. Concludiamo con una chicca, qua si può piegare il manubrio. Sì, il manubrio si può piegare perché questa bicicletta qua, che come ti dicevo è confortevolissima sia per la sua ciclistica ma per l'ammortizzazione, ma è anche l'assetto che puoi gestire molto bene, per cui puoi gestire l'assetto con un click, vedi? Tu gestisci millimetricamente il manubrio. Non male. Oppure puoi abbassarlo perché magari hai problemi di spazio nel vano del bagagliaio del tuo furgone, piuttosto che non so in quale altra occasione, però in ogni caso puoi gestire l'obliquità dello sterzo, e poi puoi gestire anche l'altezza molto facilmente perché apri di qua, poi qua c'è una clips che schiacci e ti alzi il manubrio quanto vuoi. Poi questi dettagli, insomma anche la costruzione del telaio, veramente veramente molto bella, insomma questa è davvero la Porsche delle cargo bike. Ed eccole qua, una, due, tre, sono loro le biciclette che avete visto nel video allo stereo. Tra l'altro, già che ci siamo, facciamo notare che hanno dei cavalletti diversi. Lise Muller ha un cavalletto doppio, quindi che si tira su in quel modo. La Bullitt, questa è una cosa un po' particolare che ha fatto Alessandro, perché di serie non arriva con questo cavalletto, ma questo dovrebbe essere più comodo per le operazioni di carico-scarico, specialmente da utilizzare se la Bullitt è carica, insomma sicuramente questo è molto più facile e comodo, veloce, pratico, e anche questo ha un cavalletto molto simile alla Bergamot, quindi una concezione diversa sicuramente delle cargo bike. Quindi con questo video volevamo dimostrare che le cargo bike non sono tutte uguali, che le cargo bike che abbiamo utilizzato per fare lo stelvio non sono tutte uguali. Certo, sono tutte elettriche, hanno tutte dei motori molto performanti perché parliamo di Shimano, parliamo di Bosch, però insomma qua abbiamo delle cargo bike molto particolari e molto interessanti. Quindi queste ovviamente non sono tutte le caratteristiche tecniche, le trovate in descrizione al video, quindi trovate più approfondimenti su ognuna di queste biciclette, ma soprattutto le potete venire a vedere e a provare. Sì, sì, qua, assolutamente. A Pogliano Milanese. Tutti i giorni, su tutti i modelli, senza problemi. Cioè, siamo qua apposta. Vogliamo diffondere la cultura delle cargo bike, vogliamo che la gente vada in bicicletta, vogliamo che la gente non usi la macchina, e per far questo, al di là di quello che potrebbe essere la convenienza di venderla la bicicletta o di noleggiarla, però ve lo dicevo, quella c'è sempre, ma questo lavoro nasce un po' dalla passione, dal fatto che comunque noi titolari di questa azienda comunque tendiamo a utilizzare sempre la bicicletta, per cui abbiamo già abbandonato la macchina da un paio d'anni. Per andare al lavoro, bene o male, abbiamo già visto che sono bene o male il 49-50%, la gente non fa più di 10 km per andare a lavorare, per cui l'uso di una cargo bike può sostituire nel modo più assoluto l'auto, e questo può giovare molto alle tasche, alla libertà e alla comodità delle persone. Sempre per beneficiare al forte utilizzo di questo prodotto e per incentivare di più la gente, e perché poi con Oscar, con Pietro Francese ci troviamo poi così bene,
e ormai scaleremo molte montagne, tutti quelli che potranno venire da noi a testare la bici e provarla e poi a un certo punto decideranno anche di prenderla, di acquistarla, col beneficio di Pietro facciamo un 5%, facciamo un extra codice, il codice Pietro 5. Insomma, avete visto, i prezzi delle cargo bike non sono bassi, perché insomma sono dei mezzi di un certo tipo, però avete un 5% extra di sconto. Alessandro generoso con questo extra 5%, potrei commuovervi ma non lo farò. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia interessato, insomma, al mondo del cargo bike. A me personalmente affascina, mi piace, mi diverte. Spero che insomma vi interessi anche voi. Vi ricordo ancora una volta, qua a Pogliano Milanese, Big Bike, venite almeno a provarle, perché una volta che le provate capite tante cose, capite perché queste cargo bike sono così tanta roba. Quindi non avete più scuse, vi lascio tra l'altro in descrizione tutti i social, anche il sito di Alessandro. Io ringrazio tutti i fantastici patron che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se anche voi volete sapere un po' di dietro le quinte. E noi ci vediamo sempre qui sul canale. Che passo andremo a fare la prossima volta? Il Nivolé. Partiamo dal Gran Paradiso sul Nivolé, 2500 metri, fantastico. Allora, magari organizziamo una pedalata di gruppo per andare a scalare il Nivolé. Sarebbe bello. State sintonizzati, ragazzi, magari organizzeremo qualcosa. Niente, ci vediamo sempre qui sul canale. Buona pedalata a tutti, ciao!